Benvenuti a una nuova puntata di Riflessioni all'aperto. Oggi siamo a Castellamonte con il sindaco di Castellamonte, Pasquale Mazza. Buongiorno. Ben ritrovato. Grazie a voi della chiacchierata. E oggi faremo una bella chiacchierata su cosa significa essere sindaco, perché molti non vogliono più farlo. E cosa significa essere sindaco? Perché uno vuole diventare sindaco? Ma uno vuole diventare sindaco? Il sindaco, allora, la premessa è questa. Io ho scelto di fare il sindaco, l'ho fatto due volte, poi mi hanno scelto ovviamente i cittadini, però l'ho voluto fortemente, perché lo ritengo, la ritengo la cosa più bella che ho fatto fino ad oggi. È un modo di rendersi utili alla città, alla società, ed è il modo più bello della politica per rendersi utili. Perché non è la stessa cosa fare il parlamentare, fare il consigliere regionale, non è la stessa cosa. Fare il sindaco è il contatto quotidiano con i cittadini. Sono anche le critiche costruttive però, che ci devono essere, che a mio modo di vedere sono il sale della democrazia anche, sono una parte del sale della democrazia le critiche. Guai non ci fossero, saremmo in dittatura e non va bene. Però ecco, la cosa che fa male a un sindaco invece sono le critiche, devo dire, guardando proprio Castellamonte, di si contano su una mano, e sono sempre gli stessi e hanno sempre qualcosa da ridire, e ci può anche stare, però invece di criticare magari si propone, è più bello. E ci sono anche coloro che sui social soprattutto oggi propongono, questo ovviamente è anche uno stimolo per noi, per cui io davvero lo ritengo non un mestiere, perché non lo è, però lo ritengo un'attività che sarebbe bello che tutti provassero, perché ti stimola, ti fa sentire migliore. Ecco, io sono davvero soddisfatto di questa esperienza, nonostante sappiate benissimo anche cosa mi è capitato qualche mese fa, però sono soddisfatto perché i cittadini, alla fine l'elettorato non sceglie mai per caso, non sceglie mai a caso, riflette, pensa, anche chi ti ha criticato riflette, pensa e delle volte dice sì, però poi alla fine magari non era così sbagliato quello che il sindaco ha fatto. Come dico, per me il contatto quotidiano con i miei concittadini è la cosa più bella che ho, e non rinuncerei per niente al mondo a fare il sindaco. Pare invece che per alcune città, soprattutto le più grandi, sia veramente difficile riuscire a trovare dei candidati sindaci, cioè, sembra che nessuno voglia più farlo. Perché questo? Per paura? Ecco. Allora il problema di fare il sindaco è dovuto ad alcune leggi, c'è un dibattito in corso, un dibattito molto forte, anche all'interno, io sono all'interno di alcune chat di sindaci, c'è una chat che ha di qualche migliaio di sindaci all'interno, dove si dibatte su queste cose, su questi temi. Ci sono delle responsabilità. Allora, che il sindaco abbia la responsabilità, che deve essere onesto, che debba essere una persona seria, che debba essere anche a disposizione dei cittadini, perché devi esserlo, cioè se decidi di fare il sindaco devi essere anche disponibile, anche magari durante la notte delle volte. Poi ci sono però delle cose che non vanno bene. In questi giorni abbiamo visto del bimbo che Crema. Arriva l'avviso di garanzia al sindaco. Cioè, francamente mi sembra, ecco, quello francamente mi sembra troppo. Allora quello è uno dei motivi per cui molti dicono: ma a me chi me la fa fare a fare il sindaco? Se poi devo rischiare. Devo rischiare anche la faccia. L'altro motivo è legato invece agli appalti, per dire. Un altro dei motivi è questo.
Allora, le leggi Bassanini, la 267 del 2000, hanno stabilito delle cose molto chiare, molto lineari. La politica, e io voi sapete che mi ritengo poco politico, però la politica, diciamo la parte politica, fa i bilanci, cerca i soldi, dopodiché sta buona, gestisce, cerca di far funzionare le cose, ecco, quelle cose lì. Il resto lo fanno i tecnici. Allora io voglio capire perché ci si debba sempre incaponire quasi il sindaco, no, il sindaco anche no. Cioè, voglio dire, a Castellamonte sono capitate due o tre cosette ultimamente, no? Ma la cugina del vice sindaco, no? Ma noi non c'entriamo assolutamente certo. Nulla. L'ho già detto, l'ho ribadito, lo ribadisco. L'amministrazione comunale e chi fa seriamente l'amministratore comunale, quelle cose lì le rispetta, quelle leggi lì le rispetta. Allora noi stiamo cercando quello che come si dice, di far diventare una città più bella. Ecco, questo è il bello di fare il sindaco. Io faccio diventare la mia città più bella, allora comincio a fare la rotonda. Allora, avete visto, hanno cominciato già a scoprire un po' la facciata del comune, che cadeva a pezzi, che la si vedeva. Ecco, quelle sono le soddisfazioni del sindaco, quando tu guardi e dici: ah, che bella cosa che abbiamo fatto, non che ho fatto, perché le cose si fanno assieme alla giunta, assieme ai consiglieri, assieme ai cittadini. Questa è la soddisfazione di fare il sindaco che nessun'altra carica politica ti può dare. Sì, da una parte responsabilità attribuita al sindaco che in realtà appunto non dovrebbe avere, come detto un attimo fa l'episodio di Crema, che il bambino si è schiacciato le dita all'interno dell'asilo comunale ed è arrivato l'avviso di garanzia al sindaco, veramente assurdo. D'altra parte forse anche la troppa burocrazia e la difficoltà di riuscire a fare le cose, di ritrovare le risorse, riuscire a avere autorizzazioni, insomma. Sì, ecco, e questo è un altro aspetto, che delle volte una roba semplice da fare ti fa aspettare mesi, mesi e mesi perché tu possa vederla realizzata. Tant'è che, ecco, io non sono d'accordo quando dicono: sono passati 3 anni, non hanno fatto niente, adesso che si avvicinano le elezioni, ecco che asfaltano, eccetera, eccetera. C'è un lavoro dietro, c'è un lavoro che a mio modo di vedere va semplificato, quello sì, certo. Vanno semplificate le leggi, mi sembra di cominciare a vedere qualcosa di positivo in quel senso lì, uh-huh. Quindi insomma si sta cercando di semplificare, si sta cercando di sburocratizzare. Io spero però che si muovano, perché davvero non si può vedere che per fare un marciapiede io debba avere 10.000 autorizzazioni, adesso noi abbiamo lo scolmatore, lì sono anni che si lotta per sto scolmatore, adesso finalmente io spero che siamo davvero in dirittura d'arrivo e riusciamo a togliere un pericolo per il centro di Castellamonte. Ecco, questa sarà un'altra soddisfazione per me. Io, come giusto per non nascondersi dietro a un dito, io all'epoca ero contrario allo scolmatore e lo sono tutt'oggi a quel tipo di scolmatore, però uno scolmatore di tipo aperto, di tipo che dava tanto lavoro, che dava tanta manutenzione. Sono invece favorevole a uno scolmatore che non tolga la terra ai contadini, che sia poco impattante e che allo stesso tempo salvaguardi il centro della città. Quindi rifarebbe il sindaco, tornasse indietro, o comunque si ricandiderebbe? Assolutamente sì, ripeto, questa è l'esperienza più bella, più formativa da tutti i punti di vista che io abbia fatto nei miei quasi 58 anni. Un consiglio ai giovani che vogliono approcciarsi alla vita amministrativa e crescere all'interno di un comune? Sì, interessatevi, ragazzi, interessatevi
alla politica, all'amministrazione, anche alla politica. Io capisco che il tempo non è proprio il tempo di interessarsi alla politica per certi versi, però è sbagliato. È sbagliato pensare facciano altri. No, bisogna che tutti assieme si ragioni. Magari non ci si vada d'accordo, magari uno la pensa in una maniera e una nell'altro. Ci si confronta in modo serio, poi ci si confronta anche elettoralmente, dopodiché si va avanti. Quello è il sale della democrazia, l'ho detto prima, però ragazzi, studiate, interessatevi alla politica, interessatevi alla cosa pubblica, perché la cosa pubblica è appunto la cosa pubblica, cioè di tutti. E questa è la cosa più importante. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi della chiacchierata. E continuate a seguire Obiettivo News. Buon proseguimento.